Grazie. Ma io dico, ma i miei colleghi, voglio dire, quando vanno in giro, vanno nei circoli dei partiti, fanno le conferenze accademiche o si confrontano con la realtà? Di fronte al decreto aiuti, viene il discorso, quando il governo per l'ennesima volta ci è stato chiesto di ritirare tutti gli emendamenti, il Movimento 5 Stelle ha detto no. E guardate, non è stato facile, perché per il meccanismo della circolazione è scattata ancora una volta, un'aggressione mediatica pazzesca. Siamo in campagna elettorale, tutte le forze politiche ti accusano di irresponsabilità perché stai bloccando il decreto aiuti in questo contesto. Abbiamo trovato una soluzione finalmente per sbloccare la circolazione dei crediti fiscali e per salvare 30-40 mila aziende che erano a rischio fallimento. Ecco, io mi auguro che Letta e le altre forze politiche che ci hanno accusato venerdì di irresponsabilità, di piccoli calcoli elettorali, chiedano scusa, perché è stata veramente una campagna vergognosa, diffamatoria, priva di qualsiasi fondamento, basato sulla falsità. E adesso è ridicolo che facciano tutti a gara a intestarsi questa soluzione che noi abbiamo fortemente voluto. È possibile dare che effetto le hanno fatto le parole del presidente della Puglia, Michele Emiliano, che dice voto utile al PD o al 5 Stelle, non importa chi li fa, un tentativo di riavvicinamento di certi pezzi. Dice anche che è stato un errore molto grande questo mancato accordo. No, guardi, noi continuiamo ad andare per la nostra strada. Abbiamo una proposta politica molto seria, molto articolata, obiettivi molto chiari, li presentiamo ai cittadini e ai elettori e confidiamo nella loro investitura di fiducia. Nel sud, lei ha menzionato il sud, nel sud ci danno come primo partito, ovviamente lo diciamo con tutte le cautele del caso, questo significa, stanno dicendo gli esperti, che possiamo assolutamente vincere molti uninominali, e questo chiaramente è un incitamento a tutti gli elettori che si sentono genuinamente democratici per consentirci di portare a casa anche dei risultati negli uninominali che originariamente si ritenevano persi, perché ormai qui avevano deciso già che si era votato e che aveva vinto la Meloni e il centrodestra. Ecco, invece c'è questa possibilità. Letta dice che non togliete voti al PD, ma alla destra è un tentativo di buttarvi fuori dall'arco progressista, in un certo senso un ulteriore tentativo. No, assolutamente, insomma. Quindi se togliamo voti alla destra, lui è contro la destra, quindi va bene che votano il Movimento 5 Stelle gli elettori, quindi mi sembra che sia contento anche lui se sono tutti voti tolti alla destra, siamo tutti contenti. Comunque destra, sinistra, quello che noi abbiamo, la verità è che abbiamo un progetto molto chiaro, su quello assumiamo degli impegni e li porteremo a fondo per tutti e cinque gli anni. L'importante secondo me è che venga fuori un governo politico con obiettivi chiari. Quello che stiamo sperimentando è che in una situazione del genere queste accozzaglie da larghe intese non funzionano affatto. Diventano, come dire, sinonimo di stallo, di rinvio, non ce lo possiamo permettere.